Aveva solo 22 anni Arturo Zavattini, fotografo e operatore cinematografico, quando affiancò Ernesto De Martino nella sua prima spedizione in Lucania, a Tricarico, in quel lontano maggio del 1952. Il giovane Zavattini, con il grande etnologo italiano in quella che è stata la preinchiesta sulle religioni, usi e costumi lucane, ha immortalato in uno straordinario racconto fotografico la vita quotidiana e le tradizioni contadine della Basilicata di più di 60 anni fa. Dopo quella prima importante missione fotografica, tutto rientra nella normalità, ma lui ha continuato a produrre immagini fotografiche, affermandosi nel mondo del cinema come operatore e direttore della fotografia. Qualche anno fa il sodalizio con Francesco Faeta, importante antropologo italiano, ha prodotto il testo Arturo Zavattini, fotografo in Lucania, e la mostra Arturo Zavattini, fotografo, viaggi e cinema 1950-1960, in collaborazione con Giacomo Daniele Fragapane, realizzata dall'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia ed esposta nel 2016 al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. La mostra, che ora è esposta al Museo di Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi a Matera, inaugurata il 14 dicembre dopo un seminario tenuto da Faeta e Fragapane presso l'Università di Basilicata con la presenza del maestro, sarà visitabile fino al 14 febbraio. Arturo Zavattini è venuto a Matera per inaugurare, insieme a Francesco Faeta, a Giacomo Daniele Fragapane, che sono i curatori della mostra, per inaugurare quindi un'esposizione di sue fotografie degli anni 50-60 che non riguardano solo Tricarico e la Basilicata, ma che riguardano anche altri aspetti di aree profondamente diverse fotografate da lui in quegli anni attraverso un unico filo conduttore, che è appunto il suo sguardo sulla realtà. La mostra è stata curata dal Polo Museale regionale in collaborazione anche con l'Università della Basilicata, con il nostro Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, e abbiamo voluto approfittare della presenza di Zavattini e di Faeta e di Fragapane qui a Matera per organizzare un seminario di studio con gli studenti, in particolare con gli studenti del corso di studio magistrale in scienze antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori, che abbiamo attivato a partire da quest'anno accademico 2017-18 nella nostra università, un corso interateneo in convenzione anche con le università di Napoli, Federico II, l'università di Foggia e l'università del Salento, e abbiamo voluto appunto mettere i nostri studenti di fronte ad una testimonianza significativa di anni cruciali della vicenda culturale italiana a partire appunto dal periodo post-bellico. La mostra è Arturo Zavattini, fotografo, viaggi e cinema, si è inaugurata nel 2015 a Roma e presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, e ora è itinerante per l'Italia. Questa di Matera è la sua terza tappa dopo Cattolica e Corigliano d'Otranto, e subito dopo andrà a Parma. Sede importante perché Parma è, come noto, una città zavattiniana, in qualche misura una città in cui la cultura che è ruotata intorno a Zavattini, Zavattini padre, Cesare, ma anche Arturo Zavattini, è una cultura importante e diffusa. La mostra comprende 175 fotografie, grosso modo, di Zavattini, di Arturo Zavattini, tutte realizzate negli anni 50, quindi dal 50 al 60, con una serie di fotografie tratte da viaggi che Zavattini ha effettuato in Italia,
e con due testimonianze di grossi e importanti viaggi fatti, uno in Thailandia e uno a Cuba, in occasione delle riprese della diga sul Pacifico di René Clément, tratto dal romanzo di Marguerite Duras, di cui Zavattini era operatore cinematografico, e l'altra invece per le riprese di un film di Gutiérrez Salea, di Tomás Gutiérrez Salea, a Cuba, nascente cinematografia in quel periodo, aiutata dagli italiani a costruire le loro basi professionali. Lì Zavattini si incontra con Che Guevara, che è in visita sul set, c'è cioè questa bella sequenza dell'incontro tra Zavattini e Che Guevara che si vede nella mostra, che ci sembra una delle cose più divertenti o comunque più significative. Zavattini è un fotografo, intanto, che mi interessava per la sua vicenda di rapporto con Ernesto De Martino, quindi con la Lucania, con la documentazione del Mezzogiorno. In realtà dietro questo primo nucleo di immagini legate all'esperienza lucana, Zavattini dimostra una tempra di grande autore del realismo italiano di quegli anni, formatosi in una congerie culturale molto complessa, che è quella della casa paterna e del grande movimento di intellettuali, cineasti, scrittori che intorno alla casa di Zavattini si muovono in quegli anni. E la sua fotografia è una palese testimonianza, una chiara testimonianza di questa ricchezza culturale, di questa complessità dell'Italia di quegli anni, ed è, dal punto di vista referenziale, cioè rispetto ai contenuti, una illustrazione di un'Italia sicuramente scomparsa, sicuramente molto trasformata, ma a cui certamente noi siamo debitori nella riorganizzazione dell'Italia postbellica, di quel momento fondativo e rifondativo che sono gli anni 50. Il suo lavoro fotografico è stato importante, ed è stato importante anche qui per la Basilicata, se si tiene conto che è stato il primo fotografo ad aver seguito Ernesto De Martino nella prima spedizione etnologica in Lucania, quella che De Martino organizzò e condusse a Tricarico nel maggio del 1952, un esperimento da cui De Martino poi non rimase neanche troppo soddisfatto, un esperimento di studio di comunità sull'esempio di quanto avveniva in quegli anni sulla base di metodologie che erano state messe a punto soprattutto negli Stati Uniti d'America e che De Martino provò ad applicare, come dicevo prima, rimanendo però insoddisfatto, anche perché egli era molto diffidente verso l'antropologia americana, tanto è vero che dopo quell'esperienza, subito dopo, ne predispose un'altra, quella della più nota spedizione etnografica dell'ottobre dello stesso anno, 1952, che ebbe caratteristiche diverse, era fondata sull'analisi di tratti culturali e poi fu estesa ad un numero molto ampio di comuni, sia della provincia di Matera e di Potenza. In quell'occasione, al seguito di De Martino, ci fu Franco Pinna, che è stato il fotografo più presente nelle inchieste demartiniane degli anni 50, fino alle ultime ricerche sul campo degli inizi degli anni 60. E anche Franco Pinna veniva dal mondo del cinema e dalle sue esperienze di fotografo di scena, per esempio di Federico Fellini. La fotografia di Pinna è una fotografia più immediatamente realista, neorealista, legata quindi a una istanza iconica, cioè simbolica, di trasformazione praticamente dell'immagine del Mezzogiorno che andava realizzando in un'immagine esemplare di una condizione umana, di una condizione anche storica del Mezzogiorno d'Italia. L'immagine di Zavattini è un'immagine più legata invece al discorso quotidiano, a una quotidianità della trasformazione del paese in quegli anni, che viene descritta con maggiore
aderenza al reale, alle sue forme espressive. Arturo Zavattini, figlio di Cesare, che ha respirato quindi l'aria del neorealismo già fin dalla nascita, a casa ed è stato immerso in una serie, in un sistema relazionale significativo nell'ambito della cultura di sinistra di quegli anni e in un clima teso alla rinascita, alla ricostruzione culturale del nostro paese dopo le macerie del secondo conflitto bellico, viene in Basilicata con De Martino, scatta a Tricarico nell'arco di 3 giorni oltre 140 fotografie che poi Francesco Faeta ha riscoperto, ha riletto, posto in sequenza, fatto oggetto di una narrazione che lui stesso ha definito come uno dei maggiori esempi di realismo etnografico di quegli anni. Arturo Zavattini, diciamo così, è un fotografo anomalo per tanti motivi. Anomalo prima di tutto per come è entrato dentro il mio percorso di studioso, storico della fotografia, ossia attraverso relazioni umane, relazioni che hanno a che fare con una serie di figure che, diciamo così, per quanto riguarda la storia della fotografia e anche il lavoro fotografico sul campo, in particolare la storia dell'immagine di paesaggio e di architettura, negli anni in cui io a Roma studiavo, sono state per me abbastanza fondamentali. L'incontro con Arturo Zavattini mi ha posto innanzitutto di fronte, diciamo così, ad uno scarto, a un passaggio, diciamo, a un salto di consapevolezza. L'ho conosciuto dopo aver letto gli scritti di Faeta e quindi lo consideravo a tutti gli effetti uno degli autori fondamentali del periodo neorealista e che hanno lavorato in Italia sul campo facendo fotografia di ricerca etnografica. E il suo atteggiamento è estremamente discreto e reticente rispetto alla regione della sua fotografia, non ha mai cercato di, come dire, far spostare il discorso su un altro piano. Parlavamo non solo di fotografia, di tante cose, e lui ascoltava, ogni tanto tirava fuori un'immagine. La costruzione dell'idea che io ho adesso di Zavattini come fotografo l'abbiamo fatta in realtà montando immagini che uscivano dal suo archivio e uscivano come dei pezzettini di carta, dei provini ingranditi, dei tentativi di dare forma visiva appunto ad un negativo, ad una piccola striscia di negativi. Le osservavo, le accostavo, guardavo la sua faccia. A volte ne scartavamo una, ne entrava un'altra. Gradualmente mi sono reso conto della rete, della grande complessità di riferimenti storici, storico-fotografici, che andavano, diciamo così, che implicavano senz'altro un nucleo fondamentalmente antropologico ed etnografico iniziale. E da questo punto di vista Francesco Faeta coglie l'origine del percorso fotografico di Arturo Zavattini come autore, anche se non racconta storicamente l'origine del suo rapporto con la sua fotografia. L'origine del rapporto con la fotografia lo raccontiamo nel libro, diciamo, di contrasto, nel catalogo che accompagna questa mostra. È un regalo, quindi è un dono, è un regalo di Cesare che gli regala una macchina fotografica prima che cominci l'operazione appunto demartiniana
e poi coinvolge ed utilizza Arturo in una serie di sopralluoghi, una serie di scorribande, diciamo, per le borgate romane, di attraversamenti di strade, in cui Zavattini, fotografo, comincia a imparare e a costruire una sua grammatica dello sguardo, fatta di fondamentalmente due cose, e su questo non sono mie osservazioni, ma riferisco, diciamo così, la summa di quelle che Arturo chiama chiacchiere da bar. Ogni volta che nei nostri discorsi andiamo a toccare grandi verità, cose che riguardano l'etica, cose che riguardano il senso della bellezza e cose del genere, si tende a sdrammatizzare dicendo: ma queste sono chiacchiere da bar, queste sono cose che in pubblico non direi mai, dice lui. E quindi, come dire, in questo caso mi sono assunto il compito di riferirle. E la prima riguarda il senso dell'immagine. Il senso dell'immagine, ripete appunto in privata sede Arturo, ha a che fare fondamentalmente con il contenuto, più che con la forma, più che con diciamo, l'eleganza formale, la luce, tutti gli espedienti che uno scaltro fotografo come lui ci sa mettere dentro. Se un'immagine non racconta qualcosa, può essere bella quanto ti pare, ma non mi interessa e non vale la pena nemmeno di stamparla per me. Io che lo conosco, per averlo visto attentamente con i miei occhi, il suo archivio, i suoi provini, li ho visti scorsi tante volte, e i negativi, le strisce di negativo, passandole fotogramma per fotogramma, so che ci sono tantissime immagini belle che non vedranno mai la luce. Perché Zavattini non si sente rappresentato da immagini semplicemente belle, ma si sente rappresentato da immagini che dicono qualcosa. Il secondo punto invece riguarda il modo di osservare, che mi ricorda per certi versi, come dire, una sorta di versione più statica, più discreta, se si può dire così, ma più discreto di Cartier-Bresson è difficile, più timida dell'istante decisivo alla Cartier-Bresson. Zavattini non è certo il fotografo che, come dire, si muove nei flussi di persone, nascondendosi, schivando. Basta vedere in rete, su YouTube, un video di Cartier-Bresson, esistono, mentre scatta, e sembra di osservare una sorta di salto in banco. Che Zavattini è un fotografo silenzioso, paziente, fermo. In questo, secondo me, c'è anche, anche se lui contraddirebbe questa mia affermazione, ma parlo io, quindi in questo caso lo dico, l'impronta di Paul Strand, che è un fotografo, come dire, che proprio in quegli anni si contrappone al modello del fotoreportage dominante, da battaglia, d'impatto, e riporta, come ha scritto, rilevato Faeta nel primo testo, insomma, dedicato ad Arturo Zavattini, porta un modello, diciamo, di relazione con l'immagine profondamente etnografico, basato sulla conoscenza del campo, del terreno di lavoro, e basato anche su una paziente attesa del momento in cui l'immagine, come dire, proprio quella giusta, quell'unica che ha senso registrare, ecco, prende corpo. Una bellissima mostra di un grande autore, di Arturo Zavattini, che è un grande fotografo, è stato un grande fotografo di cinema, un grande operatore cinematografico. Questa mostra racconta 10 anni del suo percorso, del suo lavoro, dal 1950, con un inizio lucano, quando ha accompagnato nel primo viaggio Ernesto De Martino a Tricarico, alla fine del 1960, e non è naturalmente esaustiva del suo grande lavoro, lunghissimo lavoro. Questa sera è qua con noi e ci fa un grandissimo piacere, perché è una, insomma, presenza, un testimone del Novecento, un testimone che ci segue in questo secolo nuovo. E per noi è molto bello, è una mostra che è stata pensata da Francesco Faeta e da Fragapane, ed è stata esposta per nel
grande museo delle arti e delle tradizioni popolari a Roma, con l'Istituto della Demoetoantropologia, una mostra pensata da antropologi che hanno guardato non solamente al lavoro inizialmente etnografico e di documentazione delle missioni di De Martino di Zavattini, e che noi abbiamo voluto con forza portare in Basilicata per questo inizio lucano importante, fotografie che sono conservate dal centro di documentazione Rocco Scotellaro di Tricarico, quindi sono tanti protagonisti, tante istituzioni che insieme collaborano e riescono a realizzare appunto cose belle, importanti come questa. E poi ci piaceva molto questo racconto, questo viaggio in Italia e nel mondo e questa conclusione del percorso nel racconto di Cuba, l'incontro con Ernesto Che Guevara, e insomma è una cosa particolarmente significativa. Sono passati 50 anni dalla sua uccisione, è morto nell'ottobre del 67, a noi non era capitato di trovare un modo per ricordare questa figura storica così importante, ed ecco qua che è arrivato a noi. Sono fotografie veramente molto belle, naturalmente non solamente queste, sono tutte fotografie particolarmente così, con un qualcosa di speciale che ci porta a guardarle con attenzione per leggere le storie che ci sono dietro queste immagini. Nel 1952, vi spiego come è nato l'incontro con De Martino. Io avevo 22 anni, ero già uscito dal bozzolo dell'ignoranza, io non sapevo assolutamente niente, ma la fotografia mi ha dato una spinta enorme, decisiva nella mia vita. De Martino, avevo visto mio padre De Martino incontrarsi a Via Merici un paio di volte, e non ho mai ascoltato che cosa si dicessero. E a un certo momento è venuto fuori una cosa interessante per De Martino, cioè il figlio di Zavattini sa fare le fotografie. Allora era un evento, era qualcosa, era là, c'erano i fotografi dei giornali, ma al di fuori di questi privati che facessero la fotografia ce n'erano pochissimi. Allora De Martino ha detto, va bene, lo portiamo giù con noi, lo portiamo. Siamo andati a Tricarico, non ricordo in che modo, e arrivati lì c'era una specie di troupe composta da altri illustri personaggi che si è dispersa, e io sono rimasto solo, senza sapere cosa dovevo fare, perché De Martino evidentemente era molto occupato per fare altre cose. In sostanza, mi sono messo lì, ho fatto delle fotografie, come le sapevo fare, che poi sono le fotografie, non so, secondo me le ritrovate, cioè un gusto, un modo di vedere le cose che le ritrovate anche nella mostra di questa sera. Io non mi sono reso conto di fare qualcosa in linea con De Martino. Io vi dico la verità, in quell'epoca non sapevo neanche cosa fosse il neorealismo, antropologia che parola significasse. E sono andato avanti in questo modo. Poi io sono tornato, queste fotografie le ho sviluppate, stampate, sono andate a finire su vie nuove e anche sui quaderni di Cinema Nuovo, poi è tutto finito lì. Le cose sono entrate nell'ombra, io le ho messe nel mio archivio fotografico, custodite con passione, ma sono passati tantissimi anni. Un bel giorno, un certo professor Faeta, che mi ha detto, è un molto importante, io non conoscevo neanche il video di Faeta, è entrato in punta di piedi, è entrato in tutta la Tini. Mi risulta che lei sia stato il primo, dico effettivamente sì, ma conserva ancora quelle fotografie? Certamente, io le fotografie le conservo tutte. Insomma, lui ha cominciato piano piano, mi ha proprio spogliato e ha fatto quella ricerca stupenda, per cui alla fine mi sono reso conto anch'io
che in fondo queste fotografie erano interessanti, non erano poi così disprezzabili, perché devo dire che nessuno ne ha mai più parlato. Quindi è venuto fuori quel libro, l'unica grossa difficoltà è che io ormai il mio lavoro ci tenevo tantissimo a tenerlo nel mio archivio, ma non avevo interesse a mostrarlo. Il professor Faeta ci è riuscito e per me è stato un po' un dramma, dico la verità, perché ho reagito anche male quando mi ha fatto vedere il libro, perché io oramai ero, come si dice, avevo scelto di tenere quell'aspetto della mia attività che ho sempre amato moltissimo e amo tuttora moltissimo, tenerlo per me, tirate le somme. Non avevo bisogno di cercare di emergere grazie alle fotografie. Il professor Faeta fino alla fine non mi ha mollato, è venuto fuori questo libro, secondo me, abbastanza importante, ma lo devo dire esclusivamente a lui, è stato di una caparbietà. Poi c'è Fraga Pane, che mi ha fatto arrossire, mi ha detto delle cose che non so neanche se siano esatte, perché qui veramente questa sera finisco per non capirci più tanto, parlo troppo, mi dicono troppe cose. Facciamo finta che sia vero, vi ho detto come è nato questo libro, perché voi avete spiegato molto bene che tipo di fotografia è. Io non ci provo nemmeno, volete che mi misuri con il professor Faeta, con Fraga Pane, non sono proprio capace. Io ho fatto le fotografie. Il seminario si è incentrato proprio sulla relazione tra De Martino e Zevattini e quindi anche sul ruolo e la funzione che le immagini fotografiche hanno avuto nel orientare la lettura della realtà da parte della realtà del Mezzogiorno d'Italia, in particolare della Basilicata e del Salento, e ha avuto anche una relazione continua con alcuni dei maggiori fotografi italiani di quegli anni. Abbiamo citato Arturo Zavattini e Franco Pinna, ma con lui per esempio ha lavorato anche Ando Gilardi, quindi fotografi diversi tra di loro che però attraverso le loro immagini hanno dato un contributo conoscitivo e interpretativo importante per comprendere la realtà di quegli anni.